Buongiorno amici, benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video tutorial. Oggi io farò una corona natalizia per me. Faccio una fatta da me completamente. E andiamo, quindi incominciamo. Per questo allora vi dico a mano di che cosa abbiamo bisogno, se no dopo ci sarà una lista enorme. Anche perché questo video lo farò in due pezzi, ma li metterò insieme perché ci sta bisogno che si asciughi e insomma tutto quanto. Quindi cominciamo per fare la forma della corona. Allora io ho preso un coperchio della cucina, ma vedete, la voglio più grande, e non ho qualche altra cosa più grande, quindi vado a fare il contorno con la matita un po' più grande, quindi mi baso un po' e mi aiuto con, vedete, un po' più grande, poi più o meno, diciamo, ecco, così faccio tutto il giro per farla bella più grande. Ok, se avete visto tutto, fate il giro. Adesso l'interno giustamente la faccio con questo, con questa misura. Qua sono andato un po' più larga, ma comunque quando la taglio, vedete? Adesso il centro la faccio con questa. Ok, ecco, adesso fatto il cerchio. Adesso con l'aiuto di un taglierino o di forbici, come volete voi, andate a tagliarlo. Vedete ragazze, io ho preso poi un coperchio un po' più piccolo, ho fatto l'interno un po' più piccolo, quindi andrò a tagliare, ecco, il contorno per farlo più bello spesso. Ecco qua ragazzi, ho tagliato la sagoma della corona, non è precisa ma non importa, perché noi adesso andiamo a rivestire questa sagoma di carta. Allora, voi potrete utilizzare sia dei giornali che abbiamo di pubblicità, dei negozi, dei prospectus, allora sia questi, oppure se avete altra cosa, altra carta. Io ho un po' di questa carta perché l'ho recuperata in un cartone che avevo preso qualcosa su eBay, quindi ecco questo. Allora questo, se non mi basta, metterò l'altra. Adesso vi faccio vedere come proseguo. Allora, abbiamo bisogno quindi di fogli di giornale e dello scotch. Quindi adesso quello che andiamo a fare, io questo già l'ho fatto così, quindi io lo vado a mettere in due, vedete che bello lungo, e voi se sono dei fogli di giornale così, li prendete, vi faccio vedere, fate così, li strappate, prendetene parecchi alla volta e fate così e mettete sulla corona, tutto attorno. Quindi è la stessissima cosa. Ecco, allora io vado adesso così, se non arrivate da sole fatevi aiutare, ecco, io vado a fare tutto il giro, vedete, così, vado a mettere lo scotch e ci vediamo dopo. Qui ragazze, vedete, la corona, ho messo tutta la carta intorno, ne ho aggiunto un po' perché qui mi mancava un po' di spessore, abbiamo messo lo scotch, mi sono fatta aiutare da mio marito in due, si fa più subito, non so se vedete bene, alzo un pochettino, può darsi, aspettate un po', ecco così, se vedete meglio così. E questa quindi è la seconda fase, abbiamo tagliato, adesso abbiamo messo la carta e adesso andiamo a mettere, allora, della Scottex tutto intorno così, e l'andiamo a incollare con la colla vinilica. Allora io, per quelli che mi seguono, la colla vinilica la faccio in casa, la faccio io, quindi una colla vinilica fatta da me, e se volete andare a vedere come si fa, quindi anche se non avete colla vinilica in casa, prendete un po' di fecola di mais oppure di patate, un po' di aceto bianco, un po' d'acqua, lo girate sul fuoco, comunque ragazzi, no, non vi dico tutto, se volete andate a vedere o qui sopra o qui, o qui, o qui, non lo so dove, qualche parte, metto il link del video della colla vinilica fai da te.
Quindi adesso vado a mettere la colla, vi faccio vedere. Allora, come vi dicevo, vedete? Ho messo la carta intorno, ho messo lo scotch per farla mantenere e adesso io ho sciolto la mia colla vinilica che ho fatto io, vedete? L'ho riscaldata, è bella liquida. E adesso prendo della Scottex e vado a metterla foglia per foglia. Qui, vedete? Andiamo a foderare. Bagniamo con la colla e ingoiamo la carta. Vedete? E facciamo così. Tutta la corona, ok? Ci vediamo dopo. Io faccio prima da questa parte, metto il foglio dello Scottex, metto prima da questa parte. E poi, una volta che ho fatto tutto il giro, passo dall'altra parte e bagno dall'altra parte. Vedete? Faccio così. Non so se vedete bene. E incomincio a mettere la colla. Vedete? E facendo questa operazione tutto il giro della corona. Non è difficile, ragazze. Sembra un po', ma ci vuole un po' di pazienza. Allora, ragazze, e allora ecco qua, questa è la corona. Ho messo tutta la carta Scottex, vedete, è ancora bagnata. L'ho bagnata con l'ho incollata con la colla vinilica. Adesso l'appendo. Io ho preso questo filo elettrico, vedete, che mio marito aveva. Lo metto così. Vedete? Metto il gancio così, ecco, in questo modo, vedete? Così, e lo metto appeso e domani mattina sarà bello secco, asciugato. E quando sarà bene asciugato, metteremo le palline sopra e quindi ci vedremo domani. Ciao! Allora ragazzi, rieccomi qua con la corona. Allora, la mia corona, vedete? Ormai è secca, si è asciugata, vedete? Adesso tutte le palline che ho fatto, ne ho fatte anche grigie. Allora, poi ho tutte le palline di Natale argentate, c'ho palline bianche, fiorellini, fiori così, e vado a fare la mia corona. Allora, per fare tutto ciò, scusate il disordine, ma volevo mostrarvi tutto quello che ho bisogno. Allora, abbiamo bisogno di una pistola a colla calda e prendiamo la corona e incominciamo a mettere le palline. Allora, vedete? Prendiamo la pallina e incominciamo a incollare così. Adesso mettiamo un'altra bianca. Ma avevano suonato alla porta, quindi continuiamo. Adesso qua metto una grigia. Ecco,
fatele le palline come volete, il colore che vi piacciono. Okay. Adesso si muovono perché ancora non asciuga. Ecco, adesso metto una qua. Ragazzi, io con Dimmo ci vediamo dopo. Allora ragazze, vedete? Questa è la metà. Adesso con Dimmo, secondo la mia immaginazione, come voglio farlo. Allora, ho messo le palline, vedete? Adesso sto mettendo le palline argentate, poi metterò dei fiori, metterò il fiocco e... ecco, vedete? Allora... prendo le palline, metto la colla così, aspettate, la colla ogni volta, ecco, vedete, metto un po' di colla e mettiamo, la metto qua, vedete, incollo la pallina e via di seguito. Così ho fatto con tutto, ho messo le palline un po' più grande. Adesso ci vado a mettere i fiori, fiori piccoli, e vado a... allora vedete ragazzi, io a questo punto sono arrivata qua, mi giro, vedete bene, se così, non so se vedete, ho aggiunto dei fiori, l'ho lasciata bianca sopra, vedete, e adesso continuo, sempre secondo la mia fantasia, come mi viene in testa così faccio. Ragazzi, ecco la mia corona per mettere dietro la porta, è finita, vedete, eccola qua, quindi ho messo dei fiori, fiori rossi, tutto a recupero, tutti i fiori che avevo già di altri anni, che questa non l'ho usato così. Ho messo le palline al centro, vedete? Poi ho acquistato questi fiori così, tutti belli sberluccicosi, li ho messi qua, sono le stelle di Natale. Poi ho messo delle palline bianche, vedete? Poi ho aggiunto altre palline argentate, vedete un po' di parte. Per tutto ho messo un fiorellino, una stella di Natale, ho messo un bonhomme de neige e ho messo la stellina. Quindi ragazzi, questa è la mia corona natalizia per mettere dietro la porta. Spero che vi piaccia, che vi sia piaciuta, e se avete delle domande da farmi fatemele, io vi risponderò. E niente, se vi è piaciuta ragazzi, mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale, condividetelo e ciao, al prossimo video, ciao!